In questo tutorial vediamo come creare un argomento e all'interno dell'argomento il materiale di una lezione. Per creare l'argomento siamo sempre su lavori in corso. Crea argomento, ad esempio teorema di Pitagora. E all'interno di questo argomento ci saranno varie lezioni, compiti, attività. Per adesso vediamo di creare un materiale di una lezione. E andiamo quindi su materiale. Facciamo lezione 10 maggio, definizione teorema Pitagora. Se vogliamo mettiamo una descrizione, delle indicazioni, poi aggiungiamo materiale. Abbiamo quattro possibilità, iniziamo da YouTube ad esempio, se ho trovato un video di YouTube utile per i ragazzi, vado su YouTube, vedo il video, prendo l'URL, lo copio tutto e lo incollo su URL. Eccolo qua e aggiungo. Se ad esempio invece ho trovato un sito dove si parla di Pitagora e voglio darglielo per un approfondimento, una lettura, vado su questo sito, un classico, prendo l'URL, lo copio e lo metto nel link dove si mettono. Ad esempio, ho fatto una mappa, una sintesi su un file che ho nel mio computer, allora vado su Allega File, vado sul mio computer, cerco il file, ad esempio definizione di teorema di Pitagora, apro, carico, e hanno anche questo. Abbiamo visto tre funzioni, ce ne sono quattro. Google Drive è il nostro archivio. Se ho un file che voglio aggiungere di esercizi o sintesi, mappe, formule, se l'ho su Drive vado lì, vado sul mio Drive, lo cerco, lo seleziono e lo aggiungo. Quindi abbiamo visto tutte e quattro le funzioni. Una volta che ho finito il corso di matematica, gli studenti sono tutti, però posso anche sceglierne solo uno, ad esempio Pippo Pallino. L'argomento, abbiamo solo il teorema di Pitagora, però lo metto qui e lo pubblico. Il passaggio successivo è andare sul registro. Sul 10 maggio scriverò l'argomento della lezione svolto, scriverò anche che c'è del materiale su Classroom. Ad esempio, i compiti sono per il 13, allora compiti assegnati, scriverò studiare materiale teorema di Pitagora su Classroom, aggiungo se ci sono pagine del libro, XY, e magari degli esercizi. E il lavoro dell'insegnante qui è finito. Vediamo adesso l'alunno. L'alunno nel suo registro vedrà che c'è da studiare sul materiale in Classroom, allora va su Classroom. In matematica, lavori in corso e vede che c'è la lezione col materiale. Lo apre, lo scarica, vediamo. Questi sono i link al video e può andare direttamente su YouTube. Eccolo qua. Oppure può andare sul sito di Pitagora, qui ci va direttamente. Oppure prende uno di questi file e lo scarica sul suo computer, lo guarda, fa gli esercizi, insomma, quello che vuole. Qui si scarica sempre tornando dove c'è la freccetta in giù.